Sono molti i giornalisti uccisi nel mondo, moltissimi anche in Italia, vittime di mafia o di complotti o di conflitti politici. E poi ci sono tutti i reporter impegnati nei vari territori di guerra. Queste sono purtroppo le principali cause. Mauro De Mauro era uno di questi, era uno di loro. Mauro De Mauro, del quotidiano palermitano L'Ora, è scomparso ieri pomeriggio dopo aver lasciato il giornale per rientrare a casa. La polizia, che indaga sulla scomparsa, ritiene che il giornalista possa essere stato sequestrato da banditi mafiosi. Un giornalista che faceva bene il suo mestiere. Un giornalista investigativo che si occupava di fatti di mafia, di politica e di criminalità. Un cronista sempre in prima linea. Uno che rischiava davvero ogni giorno la sua vita. Mauro De Mauro era nato a Foggia nel 1921, ma dopo la guerra si era trasferito in Sicilia e si era sposato con Elda Barbieri, una crocerossina della provincia di Pavia, conosciuta proprio durante l'esperienza bellica. Oggi possiamo affermare con assoluta certezza che De Mauro fu vittima di un sequestro mafioso, un fatto avvenuto il 16 settembre 1970, proprio dinanzi alla sua abitazione a Palermo, in via delle Magnolie numero 58, verso le ore 21:30. Il quotidiano per il quale lavorava era L'Ora, il giornale della sera di Palermo. La dinamica dei fatti resta, almeno in parte, ancora densa di luci ed ombre. La figlia Franca fu probabilmente l'unica testimone oculare che vide tre persone ad avvicinarsi a suo padre, che aveva appena parcheggiato l'auto vicino al marciapiede. Il resto è facile da immaginare. La sera dopo, il 17 settembre, la sua automobile, una BMW scura, fu poi ritrovata dalla polizia in una via del centro di Palermo, via Pietro D'Asaro. A bordo aveva, nel sedile posteriore, c'erano ancora alcuni oggetti che il giornalista aveva acquistato la sera prima, un pacco di sigarette, una bottiglia di vino, eccetera. Le indagini furono svolte in parallelo sia dai carabinieri che dalla polizia. I primi, comandati dall'allora colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, seguirono una pista investigativa che li portava a indagare su un traffico internazionale di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti, in cui presumibilmente De Mauro forse se ne stava occupando e per questo motivo avrebbe scoperto qualcosa di scomodo e lo avrebbero messo a tacere. La polizia invece segue inizialmente un'altra pista, che poi risulterà la più avvalorata, è la cosiddetta pista Mattei, in quanto Mauro De Mauro, come noto, proprio in quei giorni della sua sparizione, stava portando a termine un lavoro di investigazione giornalistica, in quanto stava collaborando con il regista Francesco Rosi, che stava preparando in quel periodo un film su Enrico Mattei, sul presidente dell'ENI Enrico Mattei, ucciso 8 anni prima. Soltanto alcuni mesi dopo ci fu anche una sollecitazione a investigare su una terza pista, che era la pista legata al famigerato golpe borghese. Sappiamo che l'8 dicembre 1970 ci fu un tentativo di colpo di Stato che poi fu bloccato o boicottato, non saprei dire, all'ultimo momento non avvenne, a poche ore, diciamo, dall'attuazione, si può dire, fu bloccato. Questo colpo di Stato era stato organizzato dal cosiddetto principe nero Junio Valerio Borghese, famoso per aver fondato durante la guerra la famosa flottiglia Decima Mas, e guarda caso in questa flottiglia Decima Mas aveva preso parte anche il giovane Mauro De Mauro, che poi dopo la guerra però cambiò totalmente idee, probabilmente idee politiche, e cambiò totalmente modo di pensare. Anche questa è rimasto un po' un mistero, se vogliamo. C'è un giornalista molto bravo,
che si chiama Camillo Arcuri, che lui sostiene fermamente che il caso De Mauro sia strettamente legato proprio a questo episodio, che secondo quanto lui sostiene molto probabilmente De Mauro qualche mese prima era riuscito in qualche maniera a scoprire qualche notizia sconcertante su questo colpo di Stato che stava per essere preparato. Tutte le cartelle dattiloscritte De Mauro le pone in una busta arancione formato protocollo. Anche questa busta sparì e non si trovò mai più. A tale proposito esiste anche una fonte informativa che sostiene che il senatore della DC siciliana Graziano Verzotto, amico del giornalista, si offrì per consegnare lui stesso alla produzione di Francesco Rosi la busta, visto che doveva andare a Roma. Non si sa se De Mauro si fidò e accettò la proposta oppure no. Sta di fatto che quella busta non giunse mai alla produzione del film, né fu mai più ritrovata. È bene anche sapere una cosa molto importante. Chi era all'epoca Graziano Verzotto? Graziano Verzotto, originario di Padova, ma trasferito in Sicilia per ragioni professionali, non era soltanto un senatore della DC, ma era anche il presidente dell'EMS, l'ente minerario siciliano. E aveva anche, questo è un dato di fatto noto, aveva anche degli stretti rapporti con l'ambiente mafioso. Un fatto molto curioso, Graziano Verzotto fu addirittura il testimone di nozze di un noto boss della mafia di allora, che era il famoso boss di Riesi, Giuseppe Di Cristina. Nella triste, nella misteriosa, diciamo così, vicenda del caso De Mauro furono in qualche misura direttamente o indirettamente coinvolti alcuni ambigui personaggi, a iniziare per esempio dal noto commercialista palermitano di allora, che era Antonino Buttafuoco, l'avvocato di Alcamo Vito Guarrasi. Le indagini all'epoca erano svolte da due noti investigatori della polizia criminale, il commissario Boris Giuliano e il commissario Bruno Contrada. Secondo gli inquirenti di allora, in questa brutta storia anche Buttafuoco e Guarrasi erano sicuramente coinvolti. Ma purtroppo entrambi vengono esclusi dalle indagini. E poi succede un'altra cosa ancora più strana. In un noto luogo chiamato Villa Bosco Grande, famoso anche per essere stato utilizzato per delle scene del film Il Gattopardo, avviene una riunione segreta dove prendono parte alcuni noti personaggi della polizia e dei servizi segreti. Si sa per certo che era presente anche l'allora generale Vito Miceli, che, come noto, faceva parte anch'egli della loggia massonica P2. In questa riunione segreta viene deciso, niente meno, che bisognava abbandonare le indagini sul caso De Mauro. Annacquare le indagini, se vogliamo proprio usare le parole che pronunciò all'epoca il generale Vito Miceli. E l'inchiesta si chiuse. E non è finita qui. La signora Elda Barbieri, moglie del giornalista De Mauro, disperata per la scomparsa del marito e per l'assenza totale di notizie a riguardo, ebbe un colloquio con l'allora colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante dei Carabinieri, al quale voleva spiegare che suo marito, nei giorni in cui sparì, stava lavorando al caso Mattei per il regista Rosi e che c'erano molti elementi che facevano pensare ad un possibile collegamento. Non sappiamo quali furono le parole della signora De Mauro nel rivolgersi al militare, ma ciò che sappiamo con una certa sicurezza è la sua risposta. Signora, non insista. Se fosse così come lei dice, ci troveremo di fronte a un delitto di Stato e io non mi metto contro lo Stato. Ognuno è libero di interpretare e di giudicare come meglio crede queste parole dell'allora colonnello Dalla Chiesa, ma una cosa è certa. Non si tarderà molto a scoprire che Dalla Chiesa, come molti altri addetti alle forze dell'ordine, ma non soltanto, era iscritto e tesserato alla loggia massonica P2. Furono diverse le persone in qualche modo coinvolte, in qualche misura, in questa brutta storia, che furono vittime di una morte violenta.
Anche il commissario Boris Giuliano, che indagava sul caso De Mauro, e lo stesso generale Dalla Chiesa, che verrà poi assassinato a Palermo il 2 settembre 1982. E dopo mezzo secolo dalla scomparsa di Mauro De Mauro, ancora nessuno ha pagato. In Italia, purtroppo, accade anche questo, che per un crimine così grave nessuno paghi.